Mi inchino deferente agli ordini di vostra santità e sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Sì. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, santità? Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo. Ma non è stato per niente uno scherzo, eminenza. Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io? No, santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della santità vostra. Ah, e chi sarebbe? È morta la giustizia. Marchese, non ricominciate con le vostre amenità. Santità, io avevo fatto un torto a un povero falegname giudio. Ma sono riuscito corrompendo giudici, testimoni, uditori, guardie, avvocati, cardinali, abbati, funzionari, periti, amministratori a far condannare quel poveraccio solo perché lui, povero giudio, e io, ricco e cristiano. Comunque, santità, io mi inchino alla vostra volontà e sono disposto ad andare di buon grado in galera, purché in compagnia dei monsignori Ralla, Fanti e Bellarmino, dei cardinali Fioravanti e Bucci, degli uditori di prima istanza Ardenghi, principe di Colle Terzo, Soffici, duca di Sezze, del conte Unter von Kuyper, comandante della Guardia Svizzera, e dell'abate di Santa Maria la Minerva, don Ferruccio. E basta, oh! E a voglia, troppi ce ne so. Tu mi stai decimando tutto il Sacro Collegio e buona parte della Guardia Nobile. Ricordati, figliolo, che la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro. Lo so, santità, giustizia dell'altro mondo. Proprio così, figliolo. E poiché noi purtroppo siamo di questo mondo, ti condanniamo ugualmente a 30 giorni di fortezza. 10 giorni per aver mancato di rispetto alla persona del pontefice, dandolo per morto del che facciamo i dovuti scongiuri. Altri 10 giorni per esserti preso gioco della giustizia di questo nostro regno, facendo condannare un povero innocente. No, e quello l'ho risarcito, santità, voglia. Gli ho pagato 3 volte il suo credito. In più gli ho regalato un terreno fuori porta San Sebastiano. Avesse visto la faccia di Aronne Piperno, non stava più in sé dalla gioia. E vabbè, e quindi te li togliamo. E ti diamo un solo giorno. Grazie. Uno per ogni cardinale, per ogni principe, per ogni funzionario da te indotto in corruzione. Quanti sono? Chi, Corotti? Sì, quanti so? Una ventina. E allora i conti tornano.